Ma ci ha reso dura la gara perché comunque è stato bravo il loro portiere, sono stati bravi i loro difensori su di battute, siamo stati anche imprecisi noi e quindi però devo dire che c'è poco da rimproverare ai miei calciatori dopo che vedi uno score con il 70% di possesso palla e 30 loro, 21 tiri utili effettuati nella porta e uno loro la fa capire di gran lunga che la partita è stata comunque giocata in maniera importante da parte nostra e che il Cesena non penso fosse venuto già con questo atteggiamento così difensivo, ma bensì l'atteggiamento nostro abbia messo il Cesena nelle condizioni di difendersi con 11 effettivi nella loro metà campo. Claudio penso che lui è giusto che si stacchi da qualsiasi paragone, perché non è giusto paragonarlo, lui deve scrivere la sua storia. È uno di quei giocatori che ho parlato inizio campionato che sono dei buoni giocatori, però hanno tutte le qualità per diventare dei campioni, quindi sta a me essere bravo a tirare fuori il massimo da Claudio e sta a lui cercare di tirarlo fuori, quindi penso che con lui siamo sulla buona strada e anche con qualche altro suo compagno. Vedo la classifica e vedo che ci sono altre squadre che possono ambire a rimanere ai vertici della classifica. Noi in questo momento l'obiettivo nostro è, dopo aver conquistato credibilità agli occhi dei nostri tifosi e credibilità nei confronti degli avversari, cercare di continuare a rimanere sempre ai piani altimi della classifica. Come? Continuando a lavorare, continuando a ottenere il massimo da un gruppo che sta facendo cose importanti.